Per la riapertura di bar e ristoranti potrebbero cambiare le regole guida e intanto sulla nave ospedale a Trieste la regione torna a indicare come referente l'azienda sanitaria. I dettagli da Andrea Saulo in diretta dalla nostra unità esterna. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, nuove linee guida scritte direttamente dalle associazioni di categoria con la collaborazione dei sindacati. E questa è la nuova strategia della regione, vale soprattutto per ristoranti e bar che giudicano all'unanimità inapplicabili indicazioni uscite sul sito dell'INAIL nei giorni scorsi. Il presidente Fedriga questa mattina ha parlato a Mi Manda Rai 3. Dire che la gente può aprire ma con delle regole che di fatto non lo permettono è un problema vero, ha detto riferendosi soprattutto ai 4 metri quadrati per persona. Ieri l'Emilia Romagna ha varato un protocollo alternativo con distanza interpersonale di un metro. Se il governo la approverà, magari addirittura inserendola nel decreto, la strada sarà spianata anche per le altre regioni. Nessuna perplessità invece sulle linee guida per parrucchieri ed estetisti, condivise dalle categorie e su cui non ci sarà nessuna osservazione da parte della giunta regionale. Quello che è sicuro è che fino a quando non arriverà il decreto da Roma, il Friuli Venezia Giulia aspetterà a emanare ogni possibile ordinanza. Il rischio è che per gli imprenditori però non ci sia tempo per ottemperare alle eventuali richieste entro lunedì, data della riapertura. Intanto la Regione si fa da parte sulla cosiddetta nave Covid, a ribadirlo l'assessore Riccardi in un incontro con i sindacati dei pensionati, da sempre contrari all'operazione. Nel manifestare le sue perplessità personali ha declinato ogni responsabilità politica, ribadendo che si tratta di una scelta tecnica motivata con il parere espresso dall'azienda sanitaria, spiegano i sindacati. La SUGI da qualche giorno ha di fatto cambiato idea, infatti l'ipotesi è ormai affondata per costi, sicurezza e anche perché il numero dei pazienti non è al momento così alto da giustificare una spesa ben superiore al 1,5 milioni al mese. 2 RSA di Trieste hanno fatto sapere di avere quasi la totalità dei posti letto richiesti, ma si continua a valutare di adattare 2 piani dell'ospedale di Cattinara, che ci sono tuttavia delle perplessità anche sull'opportunità di occupare questi spazi che erano stati, proposti per la terapia intensiva e che fortunatamente non sono serviti. La linea torna a te, Andrea.